In occasione dell'apertura del nuovo anno accademico, la scuola dedica un incontro ad Enrico Medioli, storico sceneggiatore di Luchino Visconti. Negli anni in cui Medioli ha cominciato a lavorare, il mestiere dello sceneggiatore non era un mestiere ben definito, assimilato a quello di uno scrittore di seconda linea, uno scrittore particolare, uno che scrive per un lettore solo. Da questo nasce, secondo me, anche la grande spinta volitiva di Medioli, quello di lavorare duramente, intensamente ai testi. Certo, lui sapeva che poi, per esempio, Visconti o Leone avrebbero fatto della sua scrittura una ulteriore interpretazione, ma la sua convinzione profonda era quella che il regista sarebbe partito dalla sua scrittura, non avrebbe messo da parte la scrittura dello sceneggiatore e sarebbe ripartito dal libro originale dal quale magari il film o la sua sceneggiatura traeva origine. Enrico Medioli ha scritto i più grandi capolavori del maestro Luchino Visconti, tra cui Il gatto pardo, Rocco e i suoi fratelli e Ludwig. Ha inoltre collaborato alla scrittura di C'era una volta in America. Tutto sommato non è che ha lavorato per troppi registi. I registi sono stati Visconti, Leone, Lacavanni, Bolognini, Caprioli. Ecco, direi che... Però uno deve sapere proporre quello che lo stimola. La lezione che è quella di Visconti e di Medioli insieme è di un estremo perfezionismo nella regia con le prove e nella scrittura con una scrittura impeccabile. Per esempio lo stesso Medioli aveva una sua capacità camaleontica anche di cambiare la battuta in base a quello che il regista esigeva. E quindi non è un nome al buio nei crediti, è importante dare attenzione a figure che vanno oltre quella canonica del regista e dell'attore e dell'attrice. Penso che lui riuscisse a combinare la letteratura con un'enorme percezione della vita, del sociale, di tutti gli strati sociali. Diceva anche in un'intervista a un parmigiano che si chiamava Armando Marchi che non c'è un bel film che non abbia dietro una bella sceneggiatura. Questo si vede con le varie, tante sceneggiature che non sono mai diventate film e che hanno una qualità di scrittura. Io ho ereditato, ho in custodia il suo archivio, che sono bellissime. Stiamo pensando appunto di pubblicarle come se fossero dei romanzi, tanto sono di accurata scrittura. Era una persona molto speciale, da cui ho imparato molto.